Ho il piacere di avere qui davanti a me Daniele Chieffi, che è uno degli esperti italiani più importanti nel settore media relation. Dal resto la sua attività la esplica proprio una grande azienda italiana del settore finanziario, e la sua è un'attività che ha coinvolto sia le sue competenze giornalistiche, sia appunto quello di esperto di relazioni pubbliche. Però è anche un autore prolificissimo di libri. C'è chi dice anche troppi. Ormai quanti Sono sono? 5, dal 2011 sono 5. Sono 5, sono nati. Il primo è nato perché in realtà mi ero reso conto che non esistesse una bibliografia italiana, ma forse neanche di lingua inglese in maniera così specifica, su come si potesse fare effettivamente un filo stampa digitale. E ho provato a rispondere per iscritto a una domanda che mi sono posto anch'io, nel senso, nel momento in cui mi è stato chiesto di ricoprire questo incarico da una grande azienda del credito, come giustamente anticipavi tu, il problema è stato tradurre tutte quelle che erano le attività di ufficio stampa, PR, che ormai erano sedimentate nel tempo e negli anni, tradurle nel nuovo contesto digitale. E visto che io in qualche maniera venivo da un'esperienza nel mondo digitale, più esperienza nel mondo digitale nel gruppo Espresso, ho capito immediatamente che in realtà non si poteva fare una traduzione a secco, una traduzione simultanea del comunicato stampa o delle attività di ufficio stampa in generale nel mondo del web. Bisognava in qualche maniera reinventarsi un po' il mestiere. Certo. A quel punto, un po' di esperienza sul campo nel primo anno, nei primi 2 anni di attività, un po' di studio, un po' di confronto con altri colleghi che come me si trovavano nelle stesse situazioni, perché poi avevo scoperto nel frattempo essere, come dire, un dubbio che attanagliava un pochettino tutti i comunicatori e poi anche i giornalisti online, adesso magari poi ne parleremo. Allora mi sono cimentato in questo online media relation che il Sole 24 Ore decise di pubblicare appunto a marzo del 2011. E vista il grande interesse che questa cosa ha suscitato, come dire, non ho più fermato la penna, Il mouse, il la mouse tastiera. e la tastiera, esatto, il concetto vero e digitale del termine. Quindi ho scritto a seguire, sempre per il Sole 24 Ore, Social Media Relation, che è il proseguimento e l'approfondimento del primo, con una visione più legata al mondo dei social, a come gestire i rapporti con le community online, con gli utenti, eccetera, eccetera. Nel mezzo, un piccolo editore romano mi ha chiesto, insieme con altri due amici, un giornalista sportivo romano, appunto, che si chiama Marcel Vulpis, e il direttore delle sponsorizzazioni di Telecom Italia, che è Cristiana Betzwalner. Abbiamo deciso di scrivere questo piccolo libro a tre firme su come lo sport viva, si muova e come stia cambiando in termini di comunicazione e di partecipazione all'interno del web, che si chiama New Digital Football. E poi a seguire è uscito un ebook per Apogeo Feltrinelli sul crisis management online, e l'ultimo, ultimissimo, uscito in questi giorni per Franco Angeli. Ecco qua. Questo è il secondo, il Social Media Relation, l'ultimo è uscito, è Working on Web, anche questo scritto a tre mani con altri due colleghi, Marco Renzi e Claudia Dani, sui nuovi mestieri che il web impone. In questo sembra slegato, in realtà non lo è per niente, perché fra le grandi cose, i grandi temi che ho scoperto in questo mio percorso di studio è il fatto che in realtà, se è vero, come dicevo prima, che il vecchio addetto stampa ha cambiato pelle e sta cambiando mestiere, in realtà stanno cambiando mestiere un po' tutti quelli che si occupano di comunicazione sulla rete, e tutte le vecchie distinzioni professionali, dal giornalista online, dal giornalista, dal comunicatore, al pubblicitario, all'uomo marketing e chi più ne ha più ne metta,
stanno tutte quante collassando in una figura unica, che è quella di un professionista delle comunicazioni online, che deve avere appunto la capacità di gestire tutti i processi e i paradigmi comunicativi della rete, che la rete impone, che poi vengono declinate in maniera più specifica, in maniera più verticale, a seconda dell'obiettivo che viene richiesto. Quindi ci sarà un giornalista che è online per fare il giornalista, ma che utilizzerà gli stessi strumenti da un punto di vista di capacità di gestione delle conversazioni sul web, delle capacità di gestire le pagine, scrivere testi per la rete, gestire la viralità, non gestire la viralità. Sono gli stessi strumenti che utilizza anche un comunicatore. Certo. Quindi questa coincidenza è un aspetto estremamente interessante. Diciamo che stanno cambiando pelle un po' tutti quelli che hanno a che fare con altre persone, perché sì, questo è il paradigma del web 2.0, che adesso è diventato la sfera social mediatica, però comunque il rapportarsi con persone in carne e ossa, anche se virtualizzate, cambia totalmente il modo di comunicare. Lo cambia completamente per un motivo molto semplice: mentre prima, torniamo al nostro mestiere di PR, di giornalisti, no? Sì. E diciamo che sino a non più tardi di 10 anni fa, forse, ma anche qualcosa di meno, forse, diciamo anche 5-6 anni fa, giornalisti e comunicatori vivevano una sorta di eremo felice e costituivano una sorta di elite. Elite perché? Perché il giornalista decideva cosa scrivere, lo scriveva e la cosa finiva in pagina e finiva lì, nel senso che non c'era nessun tipo di possibilità per chi leggeva il giornale, guardava la televisione, ascoltava il notiziario radio, di interagire in alcun modo con chi aveva scritto o proposto quel servizio. Il comunicatore era addirittura un'elite nell'elite, perché era col pubblico non aveva proprio nulla a che fare, il suo pubblico, tra virgolette, il suo interlocutore era il giornalista, per cui viveva in questa sorta di gabbia dorata, eravamo pochi, ci conoscevamo un po' tutti, il nostro mondo professionale era un mondo in cui eravamo tutti ben protetti. Oggi invece giornalisti e comunicatori improvvisamente non solo sono stati disintermediati completamente, ma sono costretti per fare il loro lavoro a confrontarsi con la loro bestia nera, cioè il pubblico. Certo. E per la prima volta ci troviamo di fronte a giornalisti che scrivono articoli e si rendono conto che non vengono letti, perché basta vedere le analytics di un sito qualsiasi e scoprire che quel loro articolo, loro che si credevano grandi firme, in realtà non è stato minimamente letto e quindi non è interessato, oppure trovare i commenti negativi dei lettori che sostengono che lui abbia scritto una cosa non bella. Per i comunicatori è forse ancora peggio, perché per i comunicatori, se da una parte i giornalisti che stanno cambiando pelle impongono a noi di cambiare il nostro modo di entrarci in relazione, perché un giornalista che lavora sull'online lavora in maniera completamente diversa rispetto a quello di un che lavorava sull'offline, dall'altra parte i comunicatori aziendali, o comunque in generale chi fa comunicazione sulla rete, è costretto a gestire un processo di comunicazione completamente disintermediato, che arriva direttamente nel cuore della rete stessa, cioè nelle community. Le community sono fatte da persone, come dici giustamente tu, persone reali digitalizzate. Il risultato di tutta questa storia è che per la prima volta io sono costretto a farmi accettare, cioè a spiegare che cosa faccio e a sottopormi a un giudizio di accettazione da parte dei miei interlocutori, delle community, perché loro sono assolutamente liberi di non accettarmi e con me non accettare il mio brand o l'azienda che io voglio comunicare. E questo ovviamente cambia completamente il paradigma di comunicazione. Cioè, io prima non mi dovevo curare bene o male di quelli che potevano essere gli interessi dei lettori, oggi invece io sono costretto a spiegare perché parlo con loro, a aspettare che loro in qualche modo mi accettino, allora costruire una relazione anche con loro, e a quel punto forse sono in grado di veicolare dei messaggi degni di questo nome. Ma secondo te l'interlocutore, per usare il
il vecchio senso del cliente ha sempre ragione, l'interlocutore ha sempre ragione, oppure in qualche modo possiamo fargli capire, anche se è un ambiente un po' strano quello dei social media, fargli capire che abbiamo ragione noi? Allora, l'interlocutore non ha sempre ragione, perché come nella realtà le persone hanno ragione o torto a seconda di tantissimi aspetti e tantissime situazioni. Il problema è che sulla rete oggi l'interlocutore ha decisamente più potere di quanto non avesse prima. Per cui la prima cosa da fare è imparare a misurarsi con questo nuovo potere che hanno gli utenti, che abbiamo noi tutti, non certo. Perché gli utenti è una categoria astratta, in realtà la ci abbiamo tutti quanti noi. Il potere di criticare, scrivere, esaltare o distruggere un prodotto, un brand, una persona o qualsiasi altra cosa ti possa venire in mente commentandolo pubblicamente su una pagina Facebook piuttosto che su un account Twitter e far sì che questo suo giudizio diventi visibile a chiunque, ovunque, in tempo reale, a centinaia di migliaia di persone, questo indubbiamente scarica sulle spalle di questo utente un potere che prima non aveva. E dall'altra parte il nostro ruolo è il ruolo dei comunicatori, ma anche in parte dei giornalisti, soprattutto dei comunicatori, ne dicevi giustamente tu, è cercare di convincerlo che lui non abbia ragione. Sì, ma lo puoi fare solo riuscendo a costruirci una relazione vera. Questa relazione passa per un atto di grande umiltà da parte dei comunicatori, che devono, come dicevo prima, sottomettersi al giudizio di accettazione della community e riuscire a crearsi quella credibilità, quell'autorevolezza, quella reputazione online che permetta loro di ingaggiare, come dice tecnicamente, cioè rivolgersi a un utente, a una persona e dirgli: guarda, adesso ti spiego come stanno le cose, oppure guarda, hai torto. Ma questo d'altronde accade anche nella vita di tutti i giorni. Cioè, noi non accettiamo critiche o osservazioni da persone che o non conosciamo o due che non stimiamo. Allora, per far sì che io possa ragionevolmente muoverti una critica o farti un'osservazione o darti un consiglio, io devo prima riuscire a far sì che tu mi ritieni credibile, affidabile e, se vuoi, anche autorevole, e due, che costruisca una stima nei miei riguardi, cioè di fatto che la mia reputazione per quanto ti riguarda sia una reputazione degna di questo nome. Certo, però come nella vita reale, nella vita sì, online. Però la difficoltà tra, come giustamente hai sottolineato, tra la vita reale, quindi la conoscenza personale, e quella invece virtuale, è che di fatto noi non conosciamo quasi mai il nostro interlocutore e quindi si rischia di entrare nel mondo dello stereotipo. Sì, come diceva, è vero, però come diceva e come scriveva il buon Sergio Maestrello nel suo libro La parte abitata della rete, noi siamo quello che scriviamo in rete, noi siamo quello che diciamo in rete, noi siamo quello che facciamo in rete. La comunicazione in rete è una comunicazione assolutamente priva di corporeità, per cui completamente lontana da tutte le forzature e i condizionamenti legati alla comunicazione extraverbale o alla presenza fisica. In rete siamo tutti uguali, perché siamo tutti dei nomi e dei cognomi, a meno che non stiamo parlando di persone che hanno una reputazione diversa all'esterno, ma questa è un'altra storia. E quindi ovviamente da questo punto di vista il rischio di stereotipizzazione di quelle che sono le cose che vengono inserite e dette, e il rischio che le persone si accodino con un fenomeno di massa a dei frame, si dice tecnicamente, sì, di conversazione, esiste. La bravura lato di chi invece la comunicazione rete la fa è quella di cercare di portare del valore a questa persona, cioè portare del valore vuol dire contribuire alle conversazioni in maniera positiva, in maniera arricchente, perché è l'unico modo per far sì che quelle persone possano cambiare idea su di te e possano effettivamente valutarti e valutare la tua azienda, il tuo brand, il tuo personaggio, se tu sei un portavoce per esempio, come degno di interesse e degno di nota. Il valore ovviamente in questo senso, essendo la rete un ecosistema dove si scambiano informazioni, sono informazioni, quindi io devo essere in grado di scrivere i miei contenuti, creare contenuti che siano validi,
che siano assolutamente compatibili e appetibili per le persone a cui mi rivolgo, e questa è un'operazione per dei comunicatori faticosissima, perché non significa imparare a parlare come parlano i giornalisti, come era 10 anni fa, ma significa riuscire a intercettare quelle che sono le dinamiche comunicative, le sensibilità, le emotività delle community a cui mi rivolgo, quindi di fatto riuscire a interpretare il pubblico a cui sto parlando. Il pubblico sono persone, quindi per loro definizione estremamente complessa.